Mattioli Rottami S.P.A. a Sassuolo in via Ferrari Moreni 22. La ditta Mattioli S.P.A. acquista rottami metallici provenienti da lavorazioni meccaniche, dalla dismissione di impianti e da demolizioni industriali. Mattioli Rottami S.P.A. Buonasera. Due casi positivi al coronavirus in città. Un sassolese che vive e lavora a Brescia è stato a Sassuolo a trovare il padre ed ha accusato qualche linea di febbre. Chiamati i sanitari ed effettuato il tampone ad entrambi, si è manifestata la positività. Adesso sono al policlinico. A proposito di coronavirus, oggi abbiamo incontrato Alessandro Meglioli del Centro Sportivo Camarta per capire se ci sono stati cali di presenze e allarmismi all'interno della struttura. Servizio di Alfonso Scimona. Ale, un allarmismo da tirar via, perché diciamo che chi ha sempre rispettato le regole, chi ha sempre fatto igiene a livello personale, può anche continuare a fare quello che faceva prima. Una di queste cose è venire in palestra. E fare attività motoria. Fare attività motoria fa bene, non ci sono controindicazioni, anzi ti aiuta a tenere il fisico sempre più sano, sempre in più in forma e quindi vincere magari anche qualche problematica legata appunto alle influenze, alle malattie e anche a questi virus. Ci comportiamo di conseguenza a quelle che sono le dispositive della regione. Domenica sera è arrivata una circolare, se anche non chiara, si capiva che bisognava tenere chiuso e quindi abbiamo chiuso sia l'impianto qui di Camarta che quello della città dei ragazzi a Modena, rispettando quelle che erano le segnalazioni della regione. Non eravamo poi così d'accordo, però volevo rispettare quelle che erano le circolari della regione. Lunedì è arrivata, e io dico se Dio vuole, la circolare che potevamo riaprire, e quindi martedì mattina abbiamo subito riaperto sia a Sassuolo che a Modena. E come va coi flussi? Piano. Io sono sicuro che pian piano tutto tornerà alla normalità, tutto sta rientrando. Se di solito a quest'ora abbiamo 150 persone nell'impianto, adesso sono una cinquantina, quindi sicuramente l'allarmismo c'è. Io credo che allenarsi faccia bene. Non voglio dire che stiamo rafforzando quelle che sono le pulizie, quelle che sono le disinfezioni, no, facciamo tutto come al solito, abbiamo sempre cercato di fare tutto bene, continuiamo a fare quello che siamo abituati a fare. Ecco. Allenarsi fa bene, aiuta a invecchiare meno e meglio, quindi non ci sono controindicazioni a fare lo sport, frequentate noi, frequentate i nostri competitor, allenatevi all'aria aperta, andate a sciare in montagna, perché sicuramente ci aiuterà a vincere il coronavirus. L'area di riequilibrio ecologico in Secia verrà gestita fino al 2020 dalle guardie giurate ecologiche volontarie della provincia di Modena. Il comune di Sassuolo infatti ha stipulato una convenzione con l'associazione, individuata a seguito di un avviso pubblico, poiché non aveva a disposizione le necessarie risorse di personale e le strutture per garantire una corretta gestione dell'area. Ed ora passiamo allo sport. Domenica scorsa nella piscina comunale si è tenuta la sesta edizione del Trofeo Città di Sassuolo, manifestazione che ha coinvolto 18 formazioni. Il primo posto nella classifica riservata alle società è andato al Team Nuoto Modena. Grazie per essere stati con noi anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto. L'appuntamento come sempre è a domani. Buona serata.